Bene gente, nuovo video, andiamo avanti con l'avventura di Argo in Assassin's Creed Unity. Sono molto curioso di andare a vedere come si evolverà la trama del gioco. Allora, vediamo un attimo perché la missione è questa qua. È il signor della serra, ok, quindi adesso andiamo al punto indicato e facciamo partire la missione. Qual è il piano? Il piano? Non sei più un apprendista, ragazzo. Studia l'ambiente e poi decidi da solo. Non sono qui a tenerti la mano. Nessun bersaglio è impossibile. Fuori dai piedi, forza! Dove diavolo è? Se non vedi nessun punto debole, creali. Hai controllato la cattedrale? Sì, signore. Bene. Dì a Siver che lo aspetto dentro. L'opportunità è ora. State qua. Voi! Riportatemi le mie chiavi! Ladri! E se ogni approccio fallisce? Perché non ti sacrifichi per la causa? La tua vita per la sua, prima di Altair. Era il motto levantino. Vuoi che usi il pugnale in pieno giorno, visto che da qui posso farlo? Manda un messaggio potente. Farò a modo mio. Sta a te decidere, assassino. Esplorare la zona e creare opportunità. Ok, mi sta intrigando questa cosa. Spero di poter. Sia una missione dove è possibile, insomma, fare un po'. Come si dice? Quello che. Insomma, improvvisare, diciamo così. Allora. Allora, intanto qua c'è una specie di obiettivo secondario che mi dice che Hai praticamente visto che faccia posso ha fatto quel vecchio rubare. chierico? Fantastico. Che abbiamo qui? Un chierichetto o un banale ladruncolo? Prendetelo! Non puoi seminare la legge, stronzo! Ma quanti rivoluzionari! Ok. Ok, ho completato un obiettivo, ho rubato la chiave. Ora da qua posso anche scappare. Controllato la cattedrale? Sì, signor Cusimano. Questo è l'unico accesso e abbiamo pagato le guardie. Bene. Ora che Arpinone è morto non voglio rischiare. Quando il signor Siver arriverà, digli che ho sistemato tutto con il prete. Lo raggiungo dentro. Stardo non è nemmeno puntuale. Signore, calmatevi. Io non credo. Io non credo. Non pensa che ho di meglio da fare. Diavolo combina quel prete. Ehi tu! Ora ci strapperò le budella, così potrai giocarci. Il prete bastardo non è nemmeno puntuale. Quel bastardo vuole il 30%. Addio va il 10. Chi si crede di essere quel Siver? Avete altra scelta? Tra quanto i rivoluzionari sciameranno sulla vostra chiesa come locuste? Uccisione nel confessionale disponibile. Uccisione nel confessionale, allora. Ora noi abbiamo anche le chiavi, quindi io direi di entrare dall'alto e andare poi al confessionale. Vediamo cosa riesco a combinare.
Vi ringrazio. Che Dio vi benedica. Ok, allora gli ho aperto la porta. Là c'è anche un'altra porta, però. Non fa scattare nessun allarme. Uccisione da nascondigli 2. Allora, vediamo un attimo. È davvero assurdo. Qua ce ne sono, eh. Crede che aspetterò in eterno. Omine iniquo et doloso è. No! Quia tu es, Deus, fortitudo mea, quare ne requisti, et quare tristis in cedo, tum affligit me inimicus, emitte lucem tuam et ventum. Ipsa me deduxerum, Deus, et discerne causam meam legende non sancta. Ab homine iniquo et doloroso. Dove diavolo è? È tutto a posto. Ha inteso ragione. Quando? Aspetta qui, che nessuno ci disturbi. Siver. Signor Latouche, sono qui per il re dei mendicanti. Seguitemi. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota se gli metto le mani addosso. Ebbene, che c'è di tanto importante da dover lasciare il ballo di via? Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Siver, vieni via! Ok, forse avrei dovuto lasciarlo parlare. Almeno avrei potuto sentire cosa aveva da dire. Il problema è che queste non si muovono più. Facciamo così. Ok. Fortunatamente non sono riuscito a non far scattare nessun allarme. Per completare tutto mi servirebbe fare un altro assassino
da un nascondiglio. Cos'è questo? Oh. No, non andare di là, vieni di qua. Vado, si ferma a guardare il quadro. Dai, vieni. Di qua. Oh, qua. Ok. E proviamo a fuggire da questa parte. Vediamo se... Secondo me mi porta nei tunnel sotto Notre Dame, magari riesco a fuggire senza fare casini. La missione è andata a buon fine. Ho completato anche le sfide, quindi sono riuscito a non far scattare nessun allarme, a fare le uccisioni furtive. Ok, mi è piaciuta questa missione. 4? Forse sono troppo generoso. Sì, dai. Diacono, mi senti? Ma che diavolo è? Eccomi, vescovo. Un controllo server. L'Abstergo ti sta cercando. E sono vicini. Puoi aprire un server ponte? Ehi, su, lo sai. Lo sto facendo. Un secondo. Iniziato. Apriamo un server ponte. Trova il portale e attraversalo prima che ti trovino. Fatto. Vai. Lo vedi? Si riconoscono. Saltando da un server Helix all'altro, dovresti ottenere qualche ora in più. Se non va, siamo fottuti. Bene, non siamo fottuti. Ma il tuo iniziato rischia grosso. Diacono, non mi aiuti. Un server ponte. Eccolo. Eccolo là, via. Forse devo salire, eh? Il segnale tiene, bene. Sei fuori dalla simulazione principale ora. Questo ti toglierà l'Abstergo di torno per un po'. Ma troverai parecchio codice incompleto o corrotto. Ok. Forse questo spiega perché la folla qui, come vedi, non c'è. Sembra Parigi, fine 800. Ecco una Parigi che vorrei visitare. Forse un'altra volta. Adesso raggiungi il portale di uscita. Non vedo nessun passaggio, però. Guarda se puoi andarci sottoterra. La Belle Époque profuma più della Parigi rivoluzionaria, non trovi? E cadono meno teste anche. Ok, devo trovare un'uscita. Ah, la mappa non è disponibile. Queste strade non vanno da nessuna parte. Deve esserci un passaggio sotterraneo. Cazzo, questa zona diventa instabile. Indietro, devi andare sottoterra. Ora, presto! Oh, cavoli. Vai, 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 vai. Ah, ok, ok, ok.
Ah, devo muovermi. Ok. Su di qua. Cavoli. Vai, 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 vai. No. Vai. Vai, 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 vai. Phew. Molto guidato questo pezzo, però ci sta, spezza un attimo, cioè accelera un attimo il ritmo, spezza un attimo la routine. Allora, ok, eccoti qui, hai trovato l'uscita, bene, è un vortice instabile di energia, quindi non so come altererà la simulazione. Il portale è dove c'è la Statua della Libertà, figata. Ah, ok, ok, ho capito. Avrei dovuto ripararmi. Dov'è la statua? Ah, eccola là. Ok. Dovrai scalare la Statua della Libertà. Deve essere arrivata qui da un'altra epoca. La Francia l'ha già donata agli Stati Uniti, ma è... Raggiungi il portale, farò il possibile per tenerlo aperto. Ci rivediamo di là. Cavoli. Mi è piaciuto, molti eventi scriptati, però spezzava un attimo la monotonia, insomma, non monotonia, però insomma, la solita routine del gioco. Mi è piaciuto. Rieccoci qui. Non tutti sono così fortunati da poter usare un ponte. A volte gli iniziati restano bloccati nel sistema e dobbiamo mandare qualcuno lì a prenderli. Infatti, uno dei nostri è bloccato in un server della Belle Époque. Se non sei troppo stanco, puoi rientrare nel ponte e prenderlo. Bene, al lavoro, iniziato.
Affronta storie di Parigi, furti e fratture per guadagnare denaro. Con il denaro puoi acquistare armi e equipaggiamento migliore. Ok. Ok, questo lo sapevo. Ok, ci siamo ritrovati di nuovo davanti a Notre Dame. Quindi sembra quasi un po' una situazione un po' alla Matrix, no? Dove io entro dentro questo computer virtuale e insomma l'Abstergo mi sta anche cercando, cerca di eliminare i virus. Qualcosa del genere, un pochino non proprio identico, ma insomma. Qua, allora, quindi adesso qua cosa? Questa qua è la riunione del consiglio. Qualcosa è andato storto, mi sa, eh? No, 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 tutto ok. I fedeli hanno trovato un corpo a Notre Dame. I burloni lo chiamano il penitente. Dunque, giustizia è stata fatta? Non del tutto. Sivera aveva un complice la notte della morte di Della Serra. È stato lui a ucciderlo. Questo solleva molte domande. Che hai scoperto? Lavorava con un uomo chiamato Roi de Thun. Il re dei mendicanti, ne sei certo? Lo conosci? Di fama. I mendicanti gli versano tributi. Ma quell'uomo è un fantasma. Abbiamo mandato tre assassini a cercarlo. Due non hanno trovato tracce. Il terzo è scomparso. Lo troverò. Sivera ha incontrato un suo tirapiedi. Lo devo alla memoria di Della Serre. Scoprirò la verità. Magari ci riuscirai. Ti sei dimostrato un vero assassino oggi. E un vero assassino ha bisogno di armi adeguate. Quindi la lama nascosta e le bombe fumogene non erano niente, eh? La lama fantasma. Una piccola miglioria rispetto alla lama degli assassini. Ovunque andrai ti permetterà di evitare il contatto col nemico. Bene. Assassino, il consiglio ti incarica di andare alla Corte dei Miracoli. Trova l'agente templare Roi de Thun. Scopri i suoi segreti e dagli la pace. Ok, allora premia per selezionare l'uomo fantasma, una volta che premi L1 per il colpo rapido e volete per mirare. Ok, bene, gente, ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. La missione è qua, ok, quindi molto lontana da dove sono ora. Mi raccomando, come sempre, un bel mi piace, un'iscrizione al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!